Ciao a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento mensile sulla tecnica trombettistica. Oggi vi condivido due esercizi per lo studio dello staccato. Il primo è tratto dal metodo Shape Up di Fritz Damrow. Questo esercizio che vi sto andando a proporre prevede l'esecuzione e l'alternanza di due tipi diversi di staccato, il primo frullato, il secondo uno staccato normale. Questo perché? Come scritto proprio da Fritz Damrow, l'obiettivo è quello di mantenere lo stesso flusso d'aria fra lo staccato frullato e lo staccato normale. Il secondo esercizio che affrontiamo è tratto dagli studi di tecnica di Joseph Alessi. Questo esercizio può essere eseguito anche come se fosse una scala di progressione, alternando quindi un moto retto con un moto contrario, quindi moto ascendente-discendente. E sempre sulla stessa tonalità, appunto, e in questo caso su Si bemolle maggiore, reale, quindi Do maggiore per la tromba in Si bemolle, e l'esercizio è il seguente. Come al solito possiamo eseguire ogni modello in tutte le tonalità e con qualsiasi tipo di scala, possiamo usare una scala blues, possiamo usare una scala pentatonica, una scala esatonale, quello che vogliamo e quindi ovviamente possiamo anche decidere di farlo sulla scala cromatica, per esempio, possiamo fare quello che vogliamo. Riuscire a studiare con diversi metodi di studio e combinando quindi questi modelli con diverse scale, visto che ce ne sono così tante disponibili nella musica, io penso che possa essere davvero un modo proficuo per studiare e possa giovare non solo alla resistenza, alla tecnica in generale, ma soprattutto anche al divertirsi studiando. E con questo vi ricordo che nel link in descrizione potete trovare il nostro sito www.exaudio2.com. Per oggi abbiamo finito, io vi ringrazio della vostra attenzione e arrivederci al prossimo video.